Benvenuti ragazzi, sono Mattex e benvenuti qui in questo nuovo episodio della nostra carriera con il Watford. Quest'oggi andremo a vedere tre partite e la prima di queste è proprio contro il Southampton, una squadra abbastanza sul nostro livello. Sarà una partita difficile proprio per questo, sarà una partita molto interessante proprio per questo. Vedremo due squadre molto interessanti al momento. Il Watford è primo a pieni punti con 9 punti, mentre il Watford è ultimo con 0 punti. Ma in realtà sappiamo che le due squadre si equivalgono abbastanza. Speriamo di far bene, ci servono punti ovviamente per portarci avanti nella classifica e cercare di restare sempre nelle zone alte per puntare magari all'Europa per il prossimo anno. Io spero che questa partita vi piaccia. Iniziamo subito con Gabbiadini che passa a Tadic, palla per Piè, Iago Falche. Iago Falche si libera, prova il cross in mezzo. Moses non riesce a intercettare, ma Karnezis para sicuro. Adesso possiamo provare a ripartire sulla fascia sinistra con Bertrand, un ex di questa partita. Dini, la palla spiora, è bellissima per Gray. Gray, prova l'inserimento in area. Gray, ottimo inserimento di Gray. E vedete qua che segna l'1-0. Fantastico gol del nostro attaccante che si sta rendendo sempre più difficile da marcare per le difese. Davvero ottimo il passaggio di Nini, l'inserimento di Gray ed è per il nostro numero 18. È un'altra rete in campionato, palla in mezzo alle gambe di Forster e veniamo qua. Terzo gol in Premier League, ottimo, ottimo così, speriamo possa continuare bene Gray. Buffel prova a sterzare, virgola, attenzione, il prova Tadic, la palla spazzata, ma Yoshida, Tadic ancora, palla per Austin, Austin prova il tiro, palla di poco lato, Charlie Austin ha fatto un bellissimo tiro, palla che esce di poco. Iago Falche, palla per Olebas. Olebas, nostro ex, la mette in mezzo. Charlie Austin per il pareggio. 1-1 tra Southampton e Watford quando siamo al 76esimo. 1-1, assist dell'ex Olebas. E palla perfetta per Austin. Qua difesa un po' così. Diciamo che si poteva tranquillamente far meglio. Primo gol in Premier League di quest'anno per Austin. Vediamo adesso se riusciamo a pareggiare i conti nel secondo tempo, quindi riuscire a fare un gol anche noi. Attenzione Okaka, possiamo provare a farlo subito, ma la palla intercettata. Pereira può provare a far ripartire la squadra. Gray vede in mezzo dove c'è De Paul, parata. Pie ancora, rischiamo qua il 2-1. Pie, Austin, Karnezis sicuro. Karnezis però vede che c'è Okaka libero. Okaka colpisce di testa, palla per Gray. Gray può andare da solo contro Iago Falche. Supera Iago Falche. Gray! Ma che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Super azione, super gol di Gray. Ma che gol! Li vediamo qui. Sterza supera il difensore che in questo caso è un attaccante, Iago Falche, e col mancino libera una botta micidiale che Forster non riesce a parare ed arrivarci. 2-1 Watford. Ottimo, ottimo così. E finisce qui la partita, signori. Che finale, che finale. Un'azione che poteva portare il gol del Southampton. Parata di Karnezis. Noi ripartiamo e gol del nostro Watford. Iago Falche è un po' deluso perché forse poteva far meglio. Contro il nostro Gray, uomo partita, 5 tiri, 2 gol. Ha fatto bene anche Okaka. Potrebbe avere qualche altra chance in corso d'opera nelle nostre partite, sia di campionato che magari di coppa. Proseguiamo con la nostra carriera e avviamo la simulazione che ci porterà alla partita contro il Manchester City. Ma prima abbiamo l'aggiornamento degli osservatori. Allora, qua dall'Inghilterra abbiamo Billy Green che non sembra tutta sta potenza. Liam Rose, niente.
qua non ci sembrano, non sembrano grandi prospetti. Questo Lance Price non è male e Billy Green proviamo ancora a seguire, vediamo McDonald's se ci porta qualcosa. Allora, Ervatska 90 di potenziale non è affatto male, vediamo poi. Vlasic niente e Ujevic poca roba, vedremo, proviamo a continuare a seguirli. Abbiamo Davide Santoro che non è affatto male, io direi di ingaggiarlo quanto subito. Casadei non mi piace assolutamente. C'è questo, oddio, Daniele Giordano sembra veramente molto molto forte, vale 550.000 e sembra davvero veramente molto forte. Però per curiosità voglio andare a vedere quant'è di overall ed è un 61. Centrocampista ed è un 61, parecchia roba. Santoro invece è un 55. Parezza un 60, ma 61 per questo giovane promettente, davvero tanta roba. Il potenziale pare alto, noi lo alleneremo quanto più possibile. Offerta ritirata per Gomez, ma tanto noi non la vogliamo assolutamente vendere. Vogliamo fargli finire comunque la carriera qui. A meno che non spendiamo tutti i soldi, dobbiamo ancora comprare qualcosa, ma dubito. Tanto il nostro overall dell'allenatore sale al 90. Mettiamo queste divise, noi gialla, loro nera, in casacca più o meno nera, sì, pare nera. No, la formazione è questa, leggenda, 5 minuti, noi possiamo andare direttamente nella partita, signori, io vi auguro una buona partita e speriamo di poter far bene contro questo Manchester City. Dunque, signori, benvenuti al Vicarage Road. Per la partita tra Watford e Manchester City sarà una partita molto difficile per il Watford. Dovrà confermare tutto ciò che ha fatto fino adesso. Il Manchester City dovrà recuperare quello che per adesso ha perso. È a 5 distanze al momento dal Watford. Ci sono proprio 5 punti di differenza tra queste due squadre. Il Watford ha fatto un inizio di stagione pazzesco tra coppe e campionato. Davvero un ottimo inizio per la squadra di Matex. Questa forse sarà la prova del 9 per vedere un po' come la squadra sia mentalmente che fisicamente. Vedremo quanto riuscirà a tenere questo passo la nostra squadra, contando anche che non abbiamo competizioni europee. Attenzione, Gray prova subito e bravo, para immediatamente il tiro a Gray, ma al terzo minuto già un'occasione per noi. Amrabat, il cross per Doucouré. Doucouré 1-0 Watford. E signori, non potevamo fare un inizio migliore. 1-0 quando siamo appena al terzo minuto. Ottimo così. Amrabat cross perfetto per Doucouré, che spiazza i difensori e segna questa rete magistrale. Rivediamo qua, colpo di testa e a terra sia Stones che Yaya Touré, mi pare. Secondo gol in Europa League per Doucouré in Premier League, pardon. Ottimo inizio del nostro Watford. Speriamo riuscire a tenere questo ritmo. Yaya Touré. Palla per Fofana. Fernandinho. Gabriel Jesus. Delph. Palla intercettata da Richarlison, che può far ripartire il Watford. Richarlison vede sulla fascia Dini. Prova a servirlo. Victor Moses, palla per Gray. Dini, la palla è perfetta per lui. Mangala fa un intervento da carcere. Almeno a quanto pare, rosso, esatto. Calcio di rigore ed espulso Mangala. Fallo su Dini. Dini chiede spiegazioni, come dire, ma perché? Vediamo qui il fallo su Dini, che alla fine non c'era neanche così tanto, perché comunque ha preso prima la palla. Poi sì, le gambe l'ha travolto. Però forse il calcio di rigore non era così netto come pensavamo. Dini dal dischetto, bravo! La para. Dini non è riuscito a segnare, ad ingannare il portiere, che para il rigore. Gabriel Jesus, non molla. Yaya Touré. E il gol dell'1-1 per il Manchester City. Il capitano dei Citizens segna il pareggio quando manca veramente poco
alla fine del primo tempo il Manchester City al momento in 10, ma riesce comunque a pareggiare con una palla perfetta di Gabriel Jesus. Qua la difesa poteva far meglio, ma Yaya Touré si è inserito davvero, davvero molto bene. Gray, palla per Amrabat che ritorna da Gray. Ma finisce qui il primo tempo, signori, 1-1. Primo tempo abbastanza difficile per la squadra del Watford, City molto fisico, ma il Watford non molla proprio per niente. De Paul, palla per Gray. Gray rivede il suo compagno De Paul. Bravo in calcio d'angolo. Ma che parata e che azione, soprattutto di De Paul. Palla per in mezzo, Denis. Palla alta. Delph chiama l'uomo vicino, ma la crossa in mezzo. Da palle per Walker, traversa e Stones segna la rete per il 2-1 ed è valida. 2-1 Manchester City, peccato perché passiamo in svantaggio quando mancano poco meno di 20 minuti. E vediamo qui, colpo di testa, traversa e poi sulla respinta. Non siamo riusciti a farci trovare pronti. E Stones segna il suo primo gol in questa Premier League e porta avanti la sua squadra, il Manchester City. Okaka può far ripartire Watford. Gray. Il Watford non molla. Vede Doucouré per Bertrand. Mettiamo offensiva. De Paul prova il cross in mezzo. C'è Amrabat. Bravo, salva sulla linea. Amrabat ancora sulla fascia. Amrabat prova a vedere qualche compagno in mezzo, palla per Okaka, che la svirgola, Gray, la palla rimane lì, è 2-2, è 2-2 e segna probabilmente Gray, ma un gol molto rocambolesco. Rivediamo qua, Amrabat, cross in mezzo, la cicca completamente Okaka, tiro di Gray, deviato, Okaka ci ha provato, palo e gol. Un gol veramente molto strano, rivediamo qui la deviazione di Otamendi, fondamentale. Ma non per gli assistenti, perché danno gol proprio a Gray, che all'80esimo pareggia i conti. E 2-2. Gabriel Jesus, palla intercettata. Prova a ripartire il Watford. Attenzione a Kaká, che serve a Gray. È da solo. Gray, deve solo metterla. In porta Gray. 3-2. 3-2. È pazzesco quello che appena è successo al Vicarage Road. Il Watford rimonta il Manchester City e si porta in vantaggio quando manca davvero poco alla fine della partita. Siamo nei minuti di recupero e il Watford segna la rete del vantaggio. Rivediamo qui. Il Manchester City si era spinto in avanti per cercare il gol della vittoria, ma sono rimasti davvero scoperti. Okaka serve Gray e Gray sfrutta al meglio questa occasione e porta in vantaggio la sua squadra. Sesto gol in Europa League, in Premier League, scusate. Pazzesco, pazzesco questo score del Watford, perché per il momento si trova a pieni punti e di Gray con davvero tantissimi gol. Smalling, palla per Gray ancora in avanti. Stones, Fernandinho, giro palla del City. De Bruyne, Yaya Touré, vede lo scatto di Walker. Attenzione Walker, la palla per Fernandinho. Cosa ha preso Karnezis? Che parata. Ma è finita qui la partita, signori. Finisce qui la partita. Vinciamo noi per 3-2. Una partita pazzesca. Pazzesca, ricca di emozioni e di gol, soprattutto. Signori, benvenuti alla partita di Carabao Cup tra Watford e Newcastle. Altra partita in casa per il Watford, altra partita di coppa. Vedremo come farà questa squadra dopo la grandissima vittoria contro il Manchester City ed un inizio pauroso in senso positivo, sia in campionato che in coppa. Vedremo anche Holding come si comporterà in difesa. Speriamo di vedere bene la squadra, speriamo di riuscire a far bene contro il Newcastle. Questa è la nostra formazione: Gomez, Yamat, Wallace, Holding, Zieglar in difesa, Hughes, Chalobah, Carillo, Gomez in centrocampo, Brereton e Peñaranda davanti a comandare l'attacco. Speriamo di vedere una gran partita, speriamo di vedere un grande Watford. Signori, buona partita. Io
Inizia subito così con un possesso del Newcastle, ma intercettata da Peñaranda, che però può seguire la sua falcata. Peñaranda si libera, palla per Brereton. Palla fuori, e forse era anche fuori gioco, esatto. E Darlow può ripartire con il suo Newcastle. Palla però intercettata da Wallace. Peñaranda, Brereton. Brereton vede il suo compagno. Peñaranda! Peñaranda! 1-0 Watford e partiamo subito benissimo. 1-0 per noi. Al terzo minuto abbiamo questa abitudine ormai di segnare nei primi minuti della partita, impostare noi il gioco. 1-0 e non poteva iniziare meglio questo match. 1-0 Watford, gol di Peñaranda ed è il primo in questa competizione, ossia la Carabao Cup. Carillo prova a colarsi in mezzo, respinta di testa, può ripartire Vietto col Newcastle, ma fallo di Carillo. E viene anche ammonito. No, è Ziegler, pardon, non era Carillo ma è Ziegler. Attenzione, no, infortunato Brereton. 2-0 e doppietta di Ben Brereton. E come si dice in questi casi, chi ben comincia non ci voleva, no, 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 no. Speriamo solo che non sia per molto tempo. Mi spiace perché all'inizio della partita, vedete lì proprio in fondo. Brereton che si fa male, speriamo che non sia grave. Okaka, serve Peñaranda, Okaka si fa vedere. Attenzione, Okaka tiene il pallone Stefano! Okaka, 2-0! E balla come Sturridge. Stefano Okaka, 2-0 Watford, il neo entrato. Il neo reintegrato della squadra perché doveva essere ceduto, era sul mercato, era nella lista trasferimenti. Ha fatto una partita, ha sorpreso l'allenatore, ne ha fatta un'altra, si è confermato e non può che rimanere uno dei nostri. Stefano Kaká segna il 2-0 al 25esimo e mette quasi in sicura questa partita che non è assolutamente facile. Speriamo in bene. Carillo, la farcata. Carillo. Carillo prova a saltare il difensore. Carillo per Okaka. Stefano Okaka. 3-0. E la partita è ormai chiusa. E si inchina davanti ai tifosi del Watford. 3-0. Una falcata pazzesca di Carillo. Mette il pallone in mezzo. E Okaka non può che non segnare. Pazzesco, doppietta di Stefano Kaká da subentrato. Ci doveva essere Brereton al suo posto. Si è infortunato. È entrato l'ex blu cerchiato. E qua segna la sua doppietta personale. E ha fatto davvero molto bene quest'oggi. Prova a giocare il Newcastle, ma Chalobah vede Carillo. Può ripartire la squadra del Watford. Peñaranda, Peñaranda. Tiene il pallone, Peñaranda al cross in mezzo per Okaka. Stoppa male. Ziegler, il cross per Carillo. Peñaranda. 4-0. E partita definitivamente chiusa. 4-0, doppietta di Peñaranda, doppietta di Stefano Okaka. E qui non si può che festeggiare. Davvero grande, grande partita. C'è poco ormai da dire. Carillo respinta, di tiro di Carillo respinto da Darlow, palla che torna indietro e Peñaranda fa il tap-in vincente e segna il 4-0, la sua doppietta personale e vedremo come si proseguirà in questa partita. Ricci prova a mettere il cross in mezzo ma è intercettato da Gomez che spazza, palla per Okaka, vede Peñaranda. Sono già abbastanza stanchi i nostri. Peñaranda fermato da Manchillo. Ma Peñaranda non si arrende, recupera pallone. E su questo contrasto la partita finisce 4-0. Newcastle che esce dalla Coppa e Watford che va avanti nella Carabao Cup. Grandissima partita dei nostri. Qua rivediamo il gol di Peñaranda, ottimo. Inizio di stagione per il Watford, un episodio davvero fantastico. Con tre vittorie davvero molto forti. Sono
soprattutto sia quella con il City che questa, perché quella con il City ha fatto davvero morale, perché 3-2 dopo che stavamo perdendo 2-1 è stata davvero, davvero molto forte come partita, molto intensa. Anche quella col Southampton stavamo per pareggiarla, ma poi siamo riusciti a vincere, ci troviamo a pieni punti. No, no, Brereton, no. 7 mesi infortunato. 2-0 e doppietta di Ben Brereton. E come si dice in questi casi, chi ben comincia. Porca miseria, 7 mesi infortunato. Ha praticamente finito la stagione, non possiamo neanche allenarlo. Non ci voleva assolutamente. Non ci voleva proprio questa tegola. Peccato, peccato perché era un giocatore su cui volevo investirci parecchio. Tra l'altro, offerta per allenare la nazionale Portogallo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e nelle schede se volete che io vada al Portogallo, se ci concentriamo solamente sul Watford senza stare sulle nazionali. A meno che non ci venga proposta l'Inghilterra o l'Italia. Signori, queste sono le partite che vedrete nel prossimo episodio. Swansea sia in campionato che in coppa. Io, signori, vi ringrazio per aver visto questo episodio. Io non faccio altro che ringraziarvi e invitarvi a vedere il prossimo episodio. Lasciare un mi piace sotto questo video. Iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.